Buonasera a tutti. Io mi chiamo Vittorio Bertola e sono uno dei due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle al Comune di Torino. Quindi convivo con Fassino, che è un'esperienza che ti segna, però ti tira avanti. Sono qui stasera per raccontarvi che cosa succede quando uno dei ragazzi 5 Stelle entra in un consiglio comunale, quindi anche a cosa serve il vostro voto. Intanto la prima cosa che fa un consiglio 5 Stelle è che lavora, che dovrebbe essere una cosa banale e scontata, ma in realtà poi si scopre che nei partiti molti semplicemente entrano, mettono una firma, prendono il gettone di presenza e vanno a casa. Quindi questo è già un notevole vantaggio. E poi sommerge l'amministrazione di proposte da una parte, quindi tra me e la mia collega abbiamo presentato qualcosa come 70 mozioni, ordini del giorno, eccetera. E di controllo, quindi fa presente interpellanze e interrogazioni, va a controllare tutto quello che viene fatto dall'amministrazione comunale e fa le pulci. E adesso vi faccio solo un piccolo esempio che troviamo simbolico. Quando Fassino è entrato, una delle prime cose che ha fatto ha assunto un suo amico che già faceva il portavoce per lui come portavoce nel Comune di Torino, inquadrandolo come dirigente e dandogli uno stipendio di 180.000 euro l'anno, cioè 15.000 euro al mese, una vera vergogna. Ebbene, noi ovviamente abbiamo seguito questo caso e abbiamo presentato interpellanze, interrogazioni, abbiamo cercato di capirne di più e abbiamo scoperto che, visto che il suo curriculum era l'unico che magicamente non era stato pubblicato sul sito, che in realtà lui non era laureato e invece per essere assunti come dirigenti in comune è necessaria una laurea. E quindi in questo modo siamo riusciti a farlo degradare e adesso stiamo riuscendo anche a fargli ridurre lo stipendio. Però il messaggio che volevo darvi è questo. Spesso voi magari vedete il Movimento 5 Stelle, però vi dicono: ma dall'altra parte ci sono dei politici esperti, degli amministratori che sono brillanti. La verità è che dentro queste istituzioni non c'è più nessuno. Noi tutti i lunedì al Consiglio Comunale di Torino abbiamo in piazza delle manifestazioni. La settimana scorsa c'erano gli operatori delle cooperative sociali, quelli che assistono gli anziani, i minori abusati, gente che non prende lo stipendio spesso da 6, da 12 mesi perché il comune e la regione non paga le cooperative che gli danno da lavorare. E questi ovviamente hanno chiesto di poter parlare col sindaco Fassino. Ebbene, Fassino non c'era. Fassino era in Birmania con un volo di Stato a farsi le foto col premio Nobel per la pace, eccetera, e a curare la sua immagine internazionale. E questo è quello che succede ai cittadini quando si approcciano alle istituzioni. La città di Torino ormai è sostanzialmente una scatola vuota. La città di Torino ha 4 miliardi e mezzo di euro di debiti. La città di Torino ha iniziato l'anno 2011 con 158 milioni di euro sul conto di tesoreria e l'ha finito il 31 dicembre con 2.781 euro. Ce ne avevo di più io sul mio conto in banca. Siamo veramente a dei livelli di disfatta totale. E quindi intanto la cosa che volevo dirvi è che io sono piuttosto sicuro che Fassino non durerà 5 anni, non arriverà alla fine del mandato e se ne andrà prima. E questo è anche un obiettivo che ci diamo. Però la cosa importante è che quando questa gente finalmente se ne andrà, noi saremo lì. Noi non abbiamo la bacchetta magica, non promettiamo niente, non crediamo che potremo risolvere tutto di punto in bianco. Però una cosa possiamo fare ed è cominciare a ricostruire in modo che quando questi se ne andranno almeno si potrà cominciare a fare qualcosa. Grazie. E ora è uno dei consiglieri più giovani d'Italia, è entrato nel a fare il consigliere a Milano, una grande città, eccolo qua, e lavora benissimo. Quando parla lui lo guardano come un marziano, ed era giovane, troppo giovane per fare questo. Buonasera a tutti, vi faccio un brevissimo saluto da Milano. Anch'io vi racconto cosa può fare anche un solo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Io parto sempre dal fatto che la prima comunicazione ufficiale del Comune di Milano dopo la nomina è stata all'ufficio del gruppo consigliare una busta anonima con 4 biglietti per il concerto di Vasco a San Siro in tribuna d'onore. E poi abbiamo scoperto che era l'ufficio cerimoniale che mandava per prassi questi biglietti ai consiglieri. Ieri in consiglio comunale abbiamo presentato il risultato di una nostra interrogazione, abbiamo scoperto che solo durante la giunta Pisapia i biglietti gratis che si sono scambiati all'interno del comune, perché poi li danno ad amici, a parenti, li vendono anche, sono stati solo in questi 8-9 mesi di cosa? 14.000. 14.000 biglietti e il sindaco Pisapia diceva no, è rappresentanza, ogni partita 320 biglietti. Questa è una delle cose che si possono, che non avrebbero mai detto, perché PDL e PD se li sono spartiti per decenni e non sarebbe mai uscito fuori. Ma il messaggio che vi mando stasera, abbiamo pochissimi giorni prima delle elezioni e quindi oltre a raccontare agli amici, a spargere, a passare la parola di quello che abbiamo sentito questa sera, è che voglio ricordarvi che l'anno scorso in campagna elettorale Pisapia utilizzava le nostre stesse termine, aveva un programma fatto in rete con i cittadini e tutto.
parlava di democrazia partecipativa, bilancio partecipativo. Bene, dopo un anno non ha mantenuto nulla di tutto questo, quindi l'invito è: smettete di credere a queste promesse, a credere al voto, alla scusa del voto utile. Dicono: non votate Movimento perché tanto è un voto perso. In realtà il miglior voto è quello di smettere di legittimare a questa gente. Quindi smettiamo di votare un pacchetto ogni 5 anni di promesse e iniziamo a votare i singoli progetti. Ciao a tutti, ciao, sono Davide Bono, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Piemonte. Nel 2010, ve lo ricordate anche, penso, grazie a una parte di voi, siamo stati eletti in due insieme a Fabrizio Belen, consiglio regionale, ed è da 2 anni in effetti che, come Vittorio convive con Vassilio, noi conviviamo con Cota, quindi insomma, ognuno ha le sue croci. La regione Piemonte è messa pure malissimo, abbiamo un debito di circa 8 miliardi di euro, quindi si va a sommare ovviamente al debito statale, al debito provinciale, al debito comunale che ha illustrato il candidato sindaco Angelo Malerba, e stiamo cercando di raschiare il fondo. Noi avevamo fatto una piccola proposta nel dicembre 2010, perché come sapete noi riceviamo in busta paga circa 9.000 euro netti al mese, quindi quando si parla di stipendi di parlamentari elevati, considerate anche che sono elevatissimi quelli dei consiglieri regionali, noi ci siamo autoridotti lo stipendio a 2.500 euro netti al mese, perché consideravamo che quello era lo stipendio giusto che ogni italiano che lavora e si spacca la schiena tutti i giorni dovrebbe guadagnare per vivere una vita dignitosa, come dice la Costituzione. Abbiamo provato a suggerirlo sommessamente agli altri consiglieri regionali di ridursi un po' lo stipendio con una proposta di legge, ce l'hanno bocciata clamorosamente, non l'hanno neanche discussa, e quindi abbiamo fatto un gesto così simpatico, abbiamo distribuito in consiglio regionale delle banconote facsimile, l'hanno presa malissima, malissimo, probabilmente perché non erano soldi veri, dice qualcuno, e ci hanno preso a calci e a botte. Vi rendete conto, in un'aula di un consiglio regionale, tant'è che abbiamo fatto un esposto, li abbiamo denunciati, ovviamente per la par condicio erano un consigliere del PDL, Motta, consigliere del PD, Boetti, ovviamente sempre uno e uno, e vi possiamo dire, con notizia di qualche giorno fa, ci è venuto che sono stati rinviati a giudizio, quindi questo per dire. Volevo solo rispondere alla ragazza qui che ha lo striscione del referendum caccia. Purtroppo oggi è stato compiuto un omicidio, è stata uccisa la democrazia in Piemonte, perché è stato negato ancora una volta di svolgere il referendum sulla caccia, un referendum che da 27 anni i piemontesi chiedono, e di nuovo con una norma, con una tecnica legislativa assurda, hanno di nuovo negato il referendum perché dicono che i cittadini non sono in grado di decidere, non siete capaci, non siamo capaci secondo la politica, e costa troppo. Di questo passo non faremo neanche più le elezioni perché costano troppo, quindi noi vogliamo e chiederemo il ripristino della democrazia partecipativa, ricordando che l'articolo 1 della Costituzione dice che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. Signori, grazie, finisce qua. Io volevo ringraziare due persone che mi hanno accompagnato col camper per 8.000 km per l'Italia, è stata bellissima. Uno è Walter, che vive in Costa Rica, è mio cognato, abbiamo sposato due ragazze iraniane, vive in Costa Rica, è venuto a darmi una mano, ha guidato per 8.000 km, quindi lo ringraziamo tutti. E l'altro è la mia guardia del corpo personale, fa il lupetto, è capo scout, e lui è l'anima, è la mente computerizzata del gruppo. Noi siamo in quattro, il blog si forma con quattro ragazzi così, siamo in quattro, e in quattro nel tempo libero abbiamo messo su sto casino qua. Quindi io vi ringrazio, adesso c'è la possibilità di scegliere, adesso potete scegliere veramente, se date il voto mettete una X sul movimento, cominciate a lavorare e date una mano tutti a questi ragazzi. Quindi c'è la scelta, o un salto nel buio col Movimento 5 Stelle o un suicidio assistito con quelli che avete.
Grazie a tutti e arrivederci, siete stati fantastici. Alto, grazie Mandrelli. Ciao, grazie.